Continuiamo, gente! Ristabilire contatto visivo. Squadra carri schierata, arriva! Abbassiamo!
Mostriamogli chi siamo! Attenzione! Wow, 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 wow! Ehi! Bersaglio fuori vista. Quali ordini, comando? Qui, comando. Trovate il nemico. Bersaglio trovato! Solis!
punto nemico. Schieramento riporti. Marcia! Comando, il nemico non è più in vista! Qui in comando, nemico ancora attivo, occhi aperti! Comando, bersaglio sul mezzo terrestre! All'Accademia One. Ho trovato due aree segnate come centri di rieducazione. Eletico. È un inizio. Ti porto all'ingresso della struttura. Para l'evacuazione. Ricerca nemico annullata.
riprendere pattuglia normale. Devi essere Rodriguez, il rivoluzionario. Tu devi essere Javi. No, ma non c'è tempo per spiegare. Javi ha detto che gli avresti portato l'equipaggiamento che gli serve. Allora? La mano nera ha confiscato tutte le sue cose, vicino alla cascata. Se li sconfiggi, potrai portargli il suo equipaggiamento alla tomba di Sumac. Intruso in zona, tutte le unità all'attacco. Tutte le unità della mano nera, state in attesa. Che male. Contatto visivo. Metto al riparo. Movimento. Ricordate la destra. Cerco una linea di tiro! Devono morire prima lo scattesi! Sei finito!
Nessun altro attacco nemico. Occhi aperti per nuovo contatto. Rodriguez, sono Javi Huerta. Chiedo scusa per aver mancato l'appuntamento. Mi auguro che ne varrà la pena, bello mio. Assolutamente sì, te lo prometto. Tornate in posizione. Bersaglio perso.
posto incredibile, Javi. Un acquedotto vecchio di almeno 6 secoli, sigillato dalla mano nera sin dalla sua scoperta. Ah, sì? Te lo prometto, spiegherò tutto quanto. Nell'aereo c'è una mappa, ci troverai sopra le mie coordinate. Ho preso la mappa. Dove sono diretto? Vorrei iniziare da dove sei venuto. C'è un buon motivo se l'acquedotto è nascosto dietro a quelle porte. Per anni ho documentato come le popolazioni indigene di Solis fossero ben più avanzate di come ce le raccontano. Ma gli Espinosa non tollerano dubbi sulla loro versione. Mi hanno imprigionato. Mia moglie ha smesso di parlarmi. La mia reputazione era annientata. Ma quel tuo losco amico ti dà ascolto. Mi sono fatto degli alleati in prigione. Gente che ha visto le crepe nella facciata e ora mi aiutano a scoprire la verità. E a che cosa ti servo io? Credo di aver scoperto come raggiungere la tomba di Otorongo, l'ultimo regnante di Solisse prima degli Espinosa. Secondo i libri di storia, Otorongo venne giustiziato per innumerevoli delitti, ma credo che la realtà sia più complessa e pericolosa. Per chi? Per gli Espinosa, per il loro monopolio. Se questa pagina di storia è falsa, cos'altro lo è? Cronache, precedenti penali, risultati elettorali. La verità è una merce per ricchi. Metti abbastanza soldi sul piatto e boom, le tue menzogne diventano legge. Hai avuto di tempo per pensare in prigione, eh? Non ne hai idea, Rodriguez. Quando arrivi, raggiungimi all'imboccatura del cenote. Del cosa? Una grotta, in cima alla montagna. Javi Huerta? Hai ciò che ho chiesto? Sì, la tua scorta è salva. Metti giù quell'arma. Non è un'arma, Rodriguez. È una reliquia. Rappresenta Otorongo. XVI secolo. E tu volevi tirarmela in testa? In testa? Volevo portarla via. È inestimabile. Sì, la mano nera era interessata alla tua collezione. Sì, beh, la verità, come sai, è uno strumento potente. Oscar Espinosa teme che la usi contro di lui. Credi che il contenuto della tomba di Otorongo possa aiutarmi ad abbattere Espinosa? Abbattere? Probabilmente no. Screditare? Sicuramente. E questa è la tomba di Otorongo? Oh, no. È solo la tomba del suo servitore, Sumac. Ma non potevo procedere senza il motore di riavvolgimento. L'hai portato? Ma certo. Bene. Cominciamo.
Il motore di riavvolgimento ti serve proprio per quell'oggetto lirico. Credo che sia connesso a dei macchinari sotterranei. Usa il motore di riavvolgimento per sollevare il dispositivo. Questo suonava come qualcosa. La vedo, è una testa gigante. Rico, seguila. Inizio a farmi un'idea di che giornata sarà. Quel lume è un'antica scultura di un qualche notabile. Questo potrebbe essere il volto di Sumac. Javi, io e il capoccione siamo sul fondo della grotta. Cosa vedi? C'è un meccanismo a terra, sembra grande quanto la testa. È una serratura gigante, Rico, con l'uma come chiave. Puoi usare il riavvolgimento per portare l'uma sul meccanismo? Perché no? Rico, usa il motore di riavvolgimento per portare l'uma sulla serratura. So qualcosa. Si è aperta una porta. Deve essere la cripta dove Sumac dorme in eterno. Rico, per favore. C'è un teschio umano con una candela dentro. Accendila e tieniti pronto a tutto. C'è una scritta sul muro. E sepolti, solo 5 letti rimangono. Ti dice qualcosa? No, si direbbe un passaggio di un testo più lungo. Deve esserci altro. Se romperà le scatole agli Espinosa, io ci sono. Perfetto. Le altre righe saranno sicuramente nella cerchia degli Otorongo, sulle tombe dei suoi parenti, dei suoi consiglieri. Terrò gli occhi aperti.